Martedì 22 febbraio e per una settimana Milano sarà al centro della moda mondiale in occasione della Fashion Week per lanciare un forte messaggio ai grandi brand che ancora utilizzano le pellicce e i capi in pelle. Gli attivisti dell'associazione Iene Vegane sono scesi in piazza San Babila in biancheria ancora grondante di sangue, esibendo cartelli con le scritte "Vera pelle, vera morte", "Fur is not fair" e "Fake for animals sake". Abbiamo lanciato il messaggio agli stilisti, anche se fortunatamente tanti hanno fatto marcia indietro per quello che riguarda le pellicce vere, ma alcuni continuano invece a promuoverle durante il loro tipo di moda, quindi nelle sfilate, in quello che propongono al pubblico. Abbiamo parlato anche della pelle e del fatto che lo stesso tipo di discorso deve essere fatto per la pelle. Abbiamo raccontato alle persone come vivono gli animali dentro gli allevamenti, iniziando da quelli da pelliccia che vengono tenuti in condizioni di sovraffollamento, mancanza di spazio, vanno a sviluppare movimenti stereotipati e anche malattie. Ricordiamoci che chi promuove ancora le pellicce nel proprio modalità di moda, nelle proprie sfilate, si va a servire dall'estero, dove gli allevamenti sicuramente non sono migliori di quelli che abbiamo visto nel nostro paese. E poi abbiamo parlato della pelle, dalla pelle più ricercata, per esempio coccodrilli, animali che potrebbero vivere 100 anni e vengono uccisi a tipo un anno di vita, per prendere un pezzo di pancia e farne il cinturino di un orologio. E anche la pelle meno pregiata, per esempio la pelle dei bovini. Quindi, oltre a il discorso del benessere, dell'etica per quello che riguarda gli animali, abbiamo ricordato che tutti gli allevamenti, anche quelli di animali utilizzati per pelle e pellicce, vedesi i visoni l'anno scorso con il Covid, sono potenziali fucine di zoonosi.